60 candeline, quelle spente quest'anno dalla Fiera dell'Agricoltura di Lanciano. Una fiera che sta cambiando volto e che va sempre più incontro a quelle che sono le nuove tecnologie anche in campo agricolo. Quest'anno, per la prima volta, ci sarà la possibilità di entrare con l'acquisto di un biglietto online. In totale, all'interno dello spazio espositivo, 250 espositori che sono andati, oltre le difficoltà della pandemia e della questione geopolitica, nel reperire le materie prime. Una 60esima edizione che è partita alla grande, una fiera dell'agricoltura che torna nei suoi mesi canonici, una fiera che si conferma leader nel centro-sud Italia. Sì, abbiamo circa 250 espositori, un numero impressionante di biglietti online che siamo già riusciti a vendere, nonostante che è la prima esperienza importante in questo senso. Cerchiamo di mantenere al massimo anche i sistemi di sicurezza con tutte le dovute garanzie. 60esimo anniversario non poteva che essere migliore di questo, anche con il sole che bacia in un modo o un altro la Fiera di Lanciano. Presente anche l'assessore con delega all'agricoltura per la regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, che ha parlato di internazionalizzazione dei prodotti, frutto della terra del nostro Abruzzo, e poi un messaggio a chi opera quotidianamente nel comparto agricolo. Noi crediamo che l'internazionalizzazione sia un elemento fondamentale per la nostra regione. Noi abbiamo dei prodotti che hanno un valore qualitativo enorme, però hanno un valore economico, diciamo così, un costo che è sotto la media nazionale. E noi dobbiamo essere in grado di promuoverli sui mercati, soprattutto internazionali, perché lì si può trovare il giusto prezzo, che poi è quello che potrebbe rendere reale quello che è il valore, quindi la possibilità di essere economica e quindi di reggere le aziende, di poter dare lavoro e di guardare al futuro con importanza, e l'internazionalizzazione diventa importante. Noi lo stiamo facendo con ARAP su dei progetti specifici come bracciottatore, ma stiamo facendo una grande collaborazione con le camere di commercio, cioè noi stiamo cercando di costruire, ed è questa la novità perché non si è mai fatto, un sistema che punti sull'internazionalizzazione come obiettivo principale. Questa è stata l'ultima fiera da presidente per Franco Ferrante. Il sindaco di Lanciano Filippo Paolini non ha rivelato ancora il nome del successore, ma farà un punto sul futuro. È stato già scelto da sottoscritto, per rispetto al presidente che ha lavorato alacremente per realizzare con mille difficoltà questa rassegna, perché vedete qua anche di personale a disposizione. Quando io feci il presidente eravamo 7-8 persone che lavoravano sull'organizzazione della fiera, adesso praticamente una persona, compreso il presidente, non è pensabile che si possa andare avanti così. È stato fatto un grande lavoro, ma non è una questione politica o partitica. È un normale turnover. Anch'io quando mi dimisi nel 2001 venne sostituito da altro presidente, ma questo vale per l'amministratore. Il sindaco passa, la città resta, la filiera resta, i presidenti passano, è normale, un normale turnover del quale non bisogna meravigliarsi. Tutti i presidenti hanno fatto un ottimo lavoro, compreso Franco. La Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Lanciano andrà avanti anche sabato e domenica dalle 9 alle ore 19.